principalmente a Barra, il quartiere di Barra, lavoriamo, perché noi lavoriamo, facciamo volontariato, lavoriamo, siamo professionisti, siamo operatori sociali, lavoriamo in quartiere che l'amministrazione tiene in uno stato di coma da anni, siamo lavoratori, siamo professionisti. Oggi io devo ringraziare ad una fondazione privata se per fare ancora l'operatore sociale, l'educatore sociale, nell'interesse della collettività, oggi devo ringraziare appunto una fondazione privata, perché la situazione delle politiche sociali è una situazione che ci vede distrutti con anni di pagamenti che non arrivano. Oggi io devo ringraziare se per 300 euro al mese posso continuare a fare l'educatore. Devo ringraziare la fondazione di banche, devo ringraziare la fondazione che ci ricorda che in buona parte delle banche sono al nord, e viene da dire tra una settimana sulla palla della Reggio Emilia per l'Impera contro le mafie che buona parte dell'economia del nord si passa sui capitali criminali del sud. Devo ringraziare oggi la fondazione privata se ancora oggi posso per 300 euro al mese fare l'operatore sociale in questo quartiere abbandonato. Siamo in quartiere di Barra il 25 settembre per la festa dei Gigli, che è avuta la ribalta nazionale perché è la festa di Camorra. Noi lavoriamo principalmente per i figli della Camorra, lavoro tutti i giorni per i figli della Camorra, l'ho visto forse anche per loro la TGT, la questione. È un quartiere in stato di coma. Quando ci fu la festa di Camorra si organizzarono il tavolo straordinario della sicurezza, letto tutto quanto, casse in tutto quanto. Noi dobbiamo fare un segnale di sforzo alla Camorra, si occuparsi di tutto quanto. L'intervento Giovanni Salini, mi pare si chiami, e faceva riferimento al comitato per i gruppi nella sicurezza che si è tenuto a Barra subito dopo la festa dei Gigli. Naturalmente il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si riunì a Barra a seguito, diciamo, delle infiltrazioni lavoristiche che erano emerse durante la manifestazione Festa dei Gigli che si era tenuto poco prima del mese di settembre. In realtà parteciparono a questo comitato l'assessore alla precarietà, il sindaco di Napoli, il prefetto, il questore e la sottoscritta, e si concordò con queste informazioni perché voglio comunicare che non siamo stati lì in attesa, diciamo, non è che non abbiamo fatto nulla, si è fatto tanto ed è opportuno che i cittadini sappiano cosa si è fatto, quindi sarò brevissima. A termine di quel comitato si così concordò che era importante mantenere la festa dei Gigli quale patrimonio della tradizione culturale di quel quartiere, una festa che nasce nel 1800, fine 1800. Però naturalmente quella festa andava regolamentata con paletti molto seri, tesi a tenere fuori qualsiasi forma di infiltrazione camorristica. Questo è quello che si è fatto in questi mesi, cioè si è fatto un lavoro in sinergia con l'assessorato alla legalità del Comune di Napoli, col prefetto, col questore, si è fatto un regolamento che sarà a breve, credo parliamo di una decina di giorni, prima recepito con delibera della giunta comunale di Napoli, quindi a breve lo riceverà, successivamente si procederà alla firma del protocollo d'intesa che vede tra gli altri soggetti anche il comitato organizzatore della festa dei Gigli che ne ha condiviso la premessa. E voglio dire, insomma, è un risultato importante perché non è un documento calato dall'alto, ma è un documento teso a condividere il principio di legalità che deve ispirare questa manifestazione, e questo principio lo si è voluto condividere non solo tra municipalità, prefetto, questore, assessore alla legalità, ma soprattutto con quella parte sana che organizza la festa dei Gigli e che la sente come festa del proprio territorio, del proprio quartiere e oggi della propria municipalità. Quindi dico questo perché, ecco, non vorrei che qualcuno pensasse siete venuti, avete fatto la passerella, dopodiché ci ritroviamo punto e a capo. Qualcosa di passi avanti importante in direzione di ispirarsi alla legalità in questa festa sono stati fatti. Faccio brevissimi, due o tre cifre. La spesa sociale a livello complessivo è di una volta era circa 1,5 miliardi di euro, per l'anno prossimo sono previsti 180 milioni. Il Fondo Sociale Nazionale, che è quello che serve a finanziare direttamente i servizi alle persone, nel 2008 era di 980 milioni di euro, l'anno prossimo sono stanziati solo 37 milioni. La Regione Campania, stavolta, ha dichiarato di voler stanziare
stanziare 67 milioni per le politiche sociali, ne ha costati solo 27. Il comune di Napoli, non lo so, il bilancio previsionale è una chimera, quindi non si sa quante siano le risorse. C'è una certezza dalla parte del comune di Napoli, che sono circa 100 milioni di redditi nei confronti degli enti del terzo settore. Questo si traduce in soldoni per i lavoratori sociali, mesi e mesi e mesi di stipendi arretrati. Per gli operatori sociali, per i destinatari dei nostri servizi invece si prospetta un futuro senza più soddisfacimento di bisogni essenziali. Questo non solo significa un attacco alle fasce della marginalità del disagio sociale, ma significa anche un attacco diretto al salario di queste persone che soffriscono di servizi da loro gratuiti. Quindi per soddisfare i loro bisogni dovranno mettere mano alle loro tasche, molto misere, oppure dare una disperazione. Noi operatori sociali, la nostra volta, siamo chiusi in una morsa, cioè un presente che è fatto di assenza totale di reddito, un futuro che è fatto di disoccupazione. Tutto questo è una crisi generale che è drammatica, ha innescato una spirale in cui le cronache quotidiane ci danno contezza, suicidi, è la parola d'ordine dei nostri quotidiani. Noi non abbiamo alcuna intenzione di suicidarsi, ma abbiamo voglia di lottare per affermare e limitare i nostri diritti e i diritti di tutta la cittadinanza. Per questo motivo, per fine mese, è stato programmato il ultimo sciopero di settore locale degli operatori sociali. Il nostro intervento oggi è essenzialmente l'informazione, abbiamo distribuito volantini e vogliamo testimoniare che questo settore che è destinato a scomparire non lo farà assolutamente in silenzio, e faremo sentire la nostra voce. È evidente che abbiamo ereditato un arretrato di lavoro che in questi anni non è stato trattato adeguatamente, e accanto a questo arretrato credo che occorra ricordare e considerare che questo sia forse il periodo peggiore dal dopoguerra ad oggi. Succede che in meno di un anno il governo nazionale abbia tagliato il solo comune di Napoli di circa 230 milioni di euro. La Regione Campania argomenta alla stessa maniera di come argomenta il governo nazionale, vale a dire c'è crisi economica e non si può non tagliare la spesa sociale. Insomma, il Comune di Napoli in questa situazione assolutamente difficile, che non disconosciamo essere molto complicata, soprattutto per quelle organizzazioni che in questi anni si sono impegnate a mantenere aperte le strutture, i servizi, e ha provato a mantenere lo stesso livello di spesa. Avrebbe potuto argomentare alla stessa maniera di tutte le altre istituzioni operando altrettanti tagli. Invece sia l'anno scorso che oggi, stiamo impegnati in questo momento proprio nella delicata discussione del bilancio, proveremo a mantenere lo stesso livello di spesa negli anni passati. Dico subito che già questo, insomma, è, sebbene sia un risultato importante, non scontato, non sarà assolutamente un risultato sufficiente, perché appunto quell'arretrato accumulato in questi anni, soprattutto nelle periferie, nella parte più povera della città, è tale da richiedere il raddoppio delle risorse a disposizione. In questo momento sarebbe davvero necessario, perché le persone in difficoltà sono aumentate, le difficoltà sono cresciute, le persone sono aumentate, insomma, le persone si sono impoverite ulteriormente in questi anni. Avremo bisogno di potenti politiche sociali, di potenti politiche educative. Se io dovessi e potessi scrivere la prima pagina, il primo capitolo dello sviluppo di questa città, insomma, al primo punto metterei esattamente il contrasto alla dispersione scolastica, il contrasto alla povertà, il potenziamento dei servizi domiciliari per liberare dalla schiavitù dei lavori di cura soprattutto le donne e più in generale le famiglie. Questo occorrerebbe fare. Quest'anno abbiamo investito 52 milioni di euro in politiche sociali e abbiamo a tutto giugno in previsione di riuscire a pagare oltre 60 milioni di euro, il che significa che per la prima volta dopo molti anni riusciamo a pagare più di quanto investiamo. Se questo riuscissimo a farlo via via nei prossimi anni, probabilmente recuperiamo anche questa parte di arretrati, di ritardo, e ci serve farlo perché se le organizzazioni di terzo settore non possono
godere, ritornare a godere di buona salute, insomma non vanno in crisi solo posti di lavoro, non vanno in crisi solo organizzazioni sociali importanti, va in crisi lo stesso sistema pubblico di offerta sociale ed educativa, insomma, il che sarebbe molto grave. Al dramma della perdita di nuovi pregiati posti di lavoro dovremmo sommare la perdita anche di importanti servizi.